sicuramente. Un giovane gruppo criminale che dopo essersi trasferito da Bari decide che il porto di Giovinazzo debba essere gestito da loro. Quindi chiunque decida dal professionista dilettante di andare a pescare in questo litorale da Giovinazzo a Santo Spirito deve dipendere da loro. Devono buttare le reti dove dicono loro, ci sono determinati scogli che appartengono a loro e quindi c'è questa sorta di assoggettamento dalla quale purtroppo chi decide di ribellarsi fa una brutta fine. Un omicidio particolarmente efferato, 8 colpi di pistola e colpi del giovanissimo. Sì, volevano proprio dimostrare che loro comandavano nella zona e che non c'era scampo per chiunque decidesse di opporsi a questo tipo di predominio. Era necessario perché sono diversi gli episodi nei quali qualcuno ha provato a ribellarsi e loro dovevano mettere fine a questa ribellione.